Bella ragazzi, saluto tutti quanti i nostri followers che anche in quest'ultimo mese ne sono arrivati tantissimi, altri tre o quattro, hai capito? E allora, proseguiamo con questo bellissimo metal detector d'epoca, il Surfmaster dell'Hawaii, che ci dà un'occhiatina per vedere come siamo messi. Perché va spedito e almeno che lo consegno un po' bello. Ci do un'occhiatina alla scheda, al potenziometro, un po' a tutto quanto. Allora, dunque, qui c'è la schedina. Che spettacolo. Allora, qui c'è la schedina. Qui c'è una rondellina. Così dopo. Questo va di sopra. Così vedete anche com'è fatto dentro questo bellissimo metal detector Surfmaster della White. C'è l'alimentazione, connettore di alimentazione, poi questa è un'altra regolazione. Ho capito tutto. Ho capito tutto. La la lira li la laira la 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 l'importante quando si fanno i lavori è avere l'attrezzatura con tutti gli utensili. Perché queste sono delle piccole brugole che normalmente in giro non si trovano. Bisogna proprio prenderle apposta. Questo è a posto. Questa è a posto, pure l'altra. Poi qui c'è la cuffia. Ecco, qui va attaccato. Qui va attaccato l'alimentazione, così prova anche il nuovo stagno. Come funziona, capito?
quando uno è abbastanza pratico nell'elettronica, già a vedere il circuito sa già più o meno dove arrivano i segnali, dove partono i segnali, in base ai componenti che ci sono si capisce già più o meno se ha in esame un circuito di potenza o di preamplificazione bassi segnali. Già. Adesso questo ci do tagliatina. Connetto di questo metal detector, no, questo no, non so se c'ho lo schema perché questo è abbastanza vecchiotto. Allora, questo è a posto, questo è a posto e questo va attaccato nel posto da 2. Messo qui, qui ci metto la ghiera, qua la ghiera, questa, ah, ecco, questi vedete? Vedete come sono fatti i cappellotti, i dadini impermeabili, che stringendo stringi praticamente la l'O-ring 1R in gomma che stringe sullo stelo e dopo non permette il passaggio dell'acqua, ma questo non era subacqueo, era impermeabile, anfibio. Questo tolgo. Questa va messa fuori. Questo va saldato qui agilmente. Sì, è. La tecnica non è mica acqua, eh? Lo stagno funziona bene. Una ripassatina anche all'altro filo, agilmente,
così almeno il metal detector arriva stagnato. Questo è perfetto. Poi questo va messo così, qui metto su la vitarella. Che spettacolo! Sapete che la White per tanti anni è stato il primo produttore al mondo di metal detector. Sapete? E allora, specialmente nel 2010, 2008-2010, quando mise nel mercato, che ad allora era un super metal detector, il più avanzato, era avanti di 10 anni rispetto a tutti gli altri, ed era il famosissimo Spectra V3, dopo poi si chiamò V3i, ed era uno dei primi che aveva già la cuffia senza fili, che aveva il display oscillografo, spettacolo, aveva tre frequenze basiche con multifrequenza simultanea. Cos'era? Un 2,2 kHz, 14 kHz, 22 kHz, un super metal detector, e oltretutto aveva il display a colori, un grandissimo metal detector, uno spettacolo. Poi dopo, purtroppo, anche se io gli dissi ad allora: guardate dove va il mondo, cosa cercano più di tutto i cercatori come tipi di metal detector, non mi hanno dato retta, hanno cominciato e hanno continuato ad usare sempre le solite cassette molto grandi, molto pesanti. Dopo, fino al punto di arrivare, grazie anche alla concorrenza, a chiudere bottega circa 3-4 anni fa. Sì. Praticamente la White era rimasta il più vecchio produttore al mondo di metal detector ancora nel mercato. Adesso penso, sì, sicuramente adesso come più vecchio produttore mondiale di metal detector penso che sia la Garrett, perché quest'anno la Garrett fa, che ho fatto anche il video, fa i 60 anni di il sessantenario da quando è nata la Garrett di produzione di metal detector.
Ora il più vecchio produttore al mondo è la Garrett. Ecco qua, qui ci siamo. Poi collego i due cavettini. Allora, qui c'è il doppio, fa vedere. E ci voglio vedere bene. Ci voglio vedere bene, bene, bene. La frequenza. Sensibilità. Questo è più grande. Eccolo qua. Quello della sensibilità. Adesso lo collego, lo collego. L'importante è avere un'attrezzatura, questo è il mio spelafili, wire stripper. Che spettacolo. Vedete anche come si fa a stagnare, a saldare col saldatore stagno. Mai mettere lo stagno sulla punta, sennò evapora subito il disossidante. E a volte il collegamento, a parte che collegare diventa fatica, faticoso, e a volte il collegamento si fa fatica a farlo. Si deve scaldare il filo di stagno, cioè il filo di rame, si deve scaldare il filo di rame, sbiancarlo si dice, si sbianca l'altra superficie che si vuole attaccare, stagnare, per poi infine mettere vicini due filo e pad, e poi ci si mette vicino la punta, scioglie i due stagni di qua e di là, e viene stagnato perfettamente. Stavo guardando i potenziometri di questo bellissimo metal detector e addirittura sono Made in USA. Che spettacolo! Quello che prende questo metal detector prende un signor metal detector d'epoca, di un grande fabbricante, di un grande nome, un bellissimo metal detector, direi già da museo. Poi, se è un tecnico che riesce a farlo funzionare, tanto meglio, sono contentissimo. E allora, uno, due, tre, sensibilità, la collego, perfetto, poi
Qui c'è la discriminazione e la collego. A posto. Poi c'è, ma pensa te, ma pensa te. Poi c'è acceso spento. L'acceso spento è sicuramente vicino alle batterie. Disk off. Disk, esatto. L'acceso spento è questo. L'interruttorino d'acceso spento è obbligato. È vicino alle batterie. Mentre il contattino di disk è praticamente attivazione, disattivazione, discriminazione, hai capito? Ed è questo, con disattivato, discriminazione, regolabile. Che spettacolo! È uno spettacolo. Bene, e allora lo posso chiudere. Adesso è tutto perfetto. Qui c'è l'alimentazione con le batterie, i suoi cosi, con le 3 batterie da 9 volt. Osta, c'è scritto Surfmaster 2. E lo chiudo. Allento la ghiera, giro lo spotenziometer, ristringo la ghiera, rimetto lo spotenziometrin sulla funzione off. Ecco qua. E chiudo. Bellissimo metal detector. Lo strumento è a posto. Lo vado a imballare. Ed è pronto per la spedizione. Ciao a tutti e buona ricerca!